Cioè l'uomo, come dicevo nella mostra precedente, può solo scoprire se stesso andando lento e progettando qualcosa e facendo qualcosa di costruttivo. Non importa se ci vuole tanto tempo, i bambini adesso sono molto accelerati, ma non ha molto senso l'accelerazione, perché l'uomo ha bisogno di sedimentare quello che pensa e scoprire quello che lui è. Deve andare lento e deve stare in silenzio, mentre invece siamo in un mondo, in un contesto sociale che è veloce ed è molto rumoroso. Quindi io qui dentro cerco, come diceva Danilo, di tirare fuori dai bambini e dai ragazzi quello che hanno dentro e accompagnarli nell'evoluzione, nella risoluzione delle cose che non sanno fare, però viene tutto da loro e ha un senso solo mettere un mattoncino dopo l'altro, con lentezza, con impegno, perché sennò non andiamo da nessuna parte senza un progetto, sennò tutto quello che facciamo va perduto. Come diceva prima Giacomo, no, fate attraverso il segno, attraverso la musica, attraverso quello che volete, attraverso il disegno, la pittura, però di fare, non di stare lì a fare cose che non hanno nessun senso, che si perdono poi nel nulla, tipo usare sempre questi mezzi, come si chiamano, i telefonini e queste cose qui, che si disperde tutto, non rimane nulla. È molto meglio trovarsi, conversare, anche magari confrontarsi, litigare, però hai un confronto umano. E qui cerco io di fare questo, cerco di aiutare loro ad esprimere quello che sono. E in questa mostra abbiamo diversi tipi di ragazzini, sono tutti diversi fra loro, molto diversi fra loro, però nel loro lavoro, nel loro impegno, alla fine viene sempre fuori un'armonia. E qui c'è un'armonia grandissima, anche in questi quadri che sono talmente fantasiosi, talmente pieni di colore, oppure nella bellezza degli altri, nella bravura proprio del segno, del lavoro, c'è tantissima armonia. È questo che è importante, perché l'uomo ha bisogno di stare bene dentro di sé, prima che fuori di sé. Sì, bisogna anche mangiare, bisogna ovviamente fare tutto quello che richiede la vita quotidiana, però lo affrontiamo meglio se riusciamo ad essere in pace con noi stessi e stare bene con noi stessi. Quest'anno, oltretutto, dicevo prima anche alle mamme che magari non ci conoscono, è la prima volta che sono qua, che c'è un raffronto fra il lavoro dei ragazzini, che è sopra, e il lavoro dei bambini fino alla quinta elementare. I bambini fino alla quinta elementare hanno inventato una loro storia e l'hanno realizzata. Adesso Arianna mi sta spogliando piano piano, cioè, non lo so, è veramente tenerissima. Hanno cercato di rappresentare qualcosa dato totalmente dalla loro immaginazione e hanno fatto quello che sono riuscita a fare. Sono delle cose bellissime anche queste. Il lavoro invece fatto dai più grandicelli, mi viene da ridere, i più grandicelli cerca di rappresentare soprattutto la realtà, anche perché essendo molto molto giovani non hanno ancora la consapevolezza di riuscire invece ad esprimere in alcuni quadri, in alcune opere, un'emozione. Quindi ecco, questo è oggi la mostra. È un momento di gioia, di pace interiore, di bellezza, e il frutto di un grandissimo lavoro fatto per mesi, da tanti mesi, insomma in tanti mesi di lavoro. Quindi complimenti veramente a tutti i ragazzi, tutti, a tutti i bambini, avete fatto un buonissimo lavoro. Io sono molto molto contenta e vi ringrazio a tutti.